Diving deep into the waves, babe. I know that you want it to. It's a risk worth taking, even if it's over soon. Want you skin tight, close like denim. Come on, love me right. When it's ending, I'll be fine. Got your body close to mine. Ragazze, eccomi qua, pronta, devo soltanto cambiarmi. Allora, mi sono appena preparata, come avete visto, mi sento più stanca, cioè sembra come se non avessi dormito, ma in realtà ho dormito tutta la notte, però, vabbè, questo periodo ormai lo conoscete. E niente, allora, praticamente mi avete visto usare quella specie di lacca, lo shampoo secco, non ho tempo di andarmi a fare oggi lo shampoo, lo farò oggi pomeriggio perché devo correre a fare migliaia di cose e quindi ho detto vabbè, uso questo qui che per me è una manna del cielo, mi aiuta tantissimo. Niente ragazzi, adesso mi cambio perché ho migliaia di cose da fare, come vi dicevo, tra l'altro devo passare a casa perché mancano, domani è l'ultimo, sì no, due giorni perché sabato poi facciamo il trasloco, voglio svuotare e riempire la cucina nuova perché non vorrei ritrovarmi che mi mancano delle cose, perché già sapete che è difficoltoso comunque a prescindere fare un trasloco, essendo che ho due bambini piccoli non mi va di mangiare cibo spazzatura, quindi prendere cose pronte, quindi mi sono assicurata che la cucina fosse ok. Ora l'unica cosa è il lavandino, mi è arrivato il lavabo, è stupendo, l'unica cosa che non è arrivato con l'inserimento del per mettere il miscelatore, lo dobbiamo fare noi o fare. Però non ho un problema comunque perché ho visto che è semplice, oppure ci aiuteranno a farcelo, vediamo se un attimino riesco in questi due giorni a sistemare questa cosa. E tra l'altro tra oggi e domani il divano veramente è arrivato già da tempo, però mio marito ha deciso di trattenerlo lì per evitare di portarlo qui o di portarlo a casa nuova perché ancora dovevano finire delle cose. Quindi forse dovremmo riuscirci a portarlo oggi o domani al massimo per averlo già sabato. Non vedo l'ora, ragazze, sono arrivata proprio a livello di stanchezza allucinante. Non è la prima volta che faccio i traslochi, però troppo stancante.
veramente non c'è un attimo e ti fermi. Comunque, ho fatto anche lo smalto viola che non mi piace, però tanto era uno smalto, comunque con l'aceto non lo tolgo, non è un semipermanente. L'ho voluto provare perché vedendo la bottiglietta mi piaceva, però non lo so, non mi vedo questo colore. Preferisco più i neutri, i nude, il bianco e preferisco il rosso. Anche il nero, prima quando ero un pochettino ancora più giovane, usavo tanto il nero, il bordeaux, però adesso non lo so, non mi ci vedo almeno per il momento. Stamattina ho anche stirato, ma mi pare che ve l'ho fatto vedere. Basta, non devo stirare più niente. Di solito io non stiro, sinceramente, tranne vabbè le camicie di mio marito. Però quando devo partire, io devo avere tutto, e dico tutto, lavato, pulito e profumato. È una mia fissazione, mi piace che siano tutte così sistemate. Io comunque mi porto sempre il ferro da stiro verticale perché per me è comodo. Comunque, a dopo. Ragazze, sono a casa nuova e sono, credetemi, ho il cuore che mi palpita a mille perché mi sono presa poco fa una paura. Praticamente, come vi ho detto gli altri giorni, ci hanno montato la caldaia. L'abbiamo messo al piano sopra, la parte diciamo del tubo che poi andrà fuori. E quindi è arrivata la piattaforma che si sta occupando, quindi si devono alzare sopra il tetto perché la caldaia l'abbiamo messa nella parte della lavanderia che comunque poi dà al tetto. Ragazzi, a un certo punto mio marito è sopra che tiene la parte dove c'è la caldaia perché appunto c'è un tubo e loro da sopra che operano, che sono due signori. Ragazzi, a un certo punto sento gridare, gridare, vi giuro, mi sono spaventata, mi vedo spuntare dal balcone il signore dicendomi di dargli acqua, acqua. Meno male, ve lo giuro perché ancora non ho niente qui, tutto verrà portato sabato, quindi non ho frigo. L'altro giorno mio marito ha comprato una cassettina d'acqua, ha detto vabbè non si sa mai se ci serve, abbiamo l'acqua a casa. Ragazze, e gli abbiamo dato l'acqua perché praticamente ha preso fuoco sopra il tetto, quel punto dove stavano operando, ragazze, ve lo giuro, perso, cioè, per un attimo, cioè, agivo, facevo, però mio marito che gridava, che mi chiamava, io nel frattempo ero già a dare l'acqua ai signori che mi sono spuntati dal balcone perché hanno la piattaforma, quindi facevano sali giù, quindi poi sono salita subito a dargli l'altra a mio marito. Poi comunque si è spento subito, però ragazze, credetemi, la paura che mi sono presa, ve lo giuro, è una vita che non mi spaventavo così. Allora, ho dovuto staccare un attimino. Allora ragazze, quindi mi sono veramente preso una paura perché non capivo, all'inizio non avevo capito perché appunto ti vedi spuntare queste persone dal balcone, ti chiedono l'acqua, inizialmente ho dato mezza bottiglia d'acqua, perché ho pensato, non lo so, forse hanno sete, fanno un'altra e comunque gli abbiamo dato l'acqua. Nel frattempo, scusate, c'era mio marito che gridava, io non capivo niente, e praticamente voleva l'acqua anche lui perché dove c'era la caldaia, appunto lui sentiva il calore e cercava di bagnare. Tutto questo perché chi ci ha fatto i lavori prima, diciamo quindi la ditta, aveva messo un materiale, una cosa, che quando loro sono andati a mettere nella parte del tubo della caldaia, quindi la guaina, per saldare, ha fatto, come si dice, era infiammabile. Quindi ragazze, non è successo niente di brutto, però credetemi, quello che mi è passato per la mente, la paura, pensava mio marito lì sopra che non si è ancora messo. I bambini che eravamo io qua, ho detto, vabbè, sapete come siamo noi donne che immaginiamo chissà chi, infatti il Signore ci ha detto guarda, meno male che avete un tetto buono, cioè, ma tu pensa se questo tetto era di legno, eravamo consumati letteralmente, perché il piano di sopra è tutto da ristrutturare, ve lo dico sempre, il tetto comunque è un tetto normale, non è il legno, ma ragazzi il legno a quest'ora avrei perso tutto. Comunque ringrazio Dio, però credetemi ragazze, la paura che mi sono presa, ve lo giuro, è andato tutto liscio, ma questa parte mi ha fatto troppa impressione. Pazienza, comunque ragazze, ma cose scioccanti veramente. Comunque niente, adesso continuo i miei lavori qui.
Mi sembra questi 2 giorni le vedo più. Lasciamo stare. Comunque, dai, vado a fare quello che serve lì dentro e poi ci ribecchiamo dopo. Se praticamente Nathan, una volta all'anno, devo per forza comprare questo bagnoschiuma, che è un bagno oleato, è il migliore per la sua pelle perché a un certo punto ha un po' di prurito e gli diventa tipo sotto il collo e nel petto rosso, le Capito. capitava, quindi mi ricordo che la dottoressa, la pediatra, mi aveva dato questo di qui, costa un botto, per questo non lo prendo sempre. Però gli è ritornato, quindi io di solito cosa faccio? Il bagno, gli riempio la vasca e metto quest'olio, ragazze, poi gli passa e quindi ho preso questo di qua, che lo trovo soltanto in farmacia. Ce ne sono vari tipi, ma questo è proprio quello specifico. Come emolliente dopo la doccia o dopo la vasca, gli andrò a mettere bioil. Veramente c'è anche della Bionic, ma purtroppo in farmacia non ce l'avevano. E quindi sono andata a prendere lui, che comunque è straordinario come prodotto, perché appunto io l'ho usato in gravidanza sia di Crystal che Nathan, infatti non ho, io almeno non ho smagliature. E niente, ho preso quello piccolino perché dovrebbe bastare. Comunque me le porterò anche in viaggio, così loro due usano i bagnoschiuma più delicati per la loro pelle. Come vi dicevo, io lo uso da una vita, praticamente è adatto anche agli anziani, ai neonati, bambini. E infatti è un bagno oleato, questo è quello specifico perché ci sono anche quelli normali, diciamo, ma questo è proprio per in caso di arrossamenti e irritazioni. Naturalmente sarebbe ottimo usarlo sempre, però ragazze, credetemi, costa tantissimo, però questo qua comunque mi durerà un pochettino. Intanto Nathan si rilassa. Nathan. Vedete l'acqua di questo colore proprio perché è questo tipo di bagno oleato. Prezzi sono questi qua, ragazzi, se vi interessano. È carissimo, però per la pelle dei bambini è molto molto importante. Ragazze, eccomi qua, mamma mia, allora. Ultimo giorno qui, oggi è sabato, e noi stiamo andando via tutto. Allora, io ne ho approfittato perché il frigorifero appunto l'abbiamo spento molto presto e quindi me lo sono pulito tutto dentro, quindi tutto il congelatore, tutto il frigo normale. Poi naturalmente appena rientra a casa nuova vado a ripulirlo, soprattutto da fuori, però almeno per dentro. Infatti ho tolto tutti i vetri, cioè diciamo i piani di vetro per evitare che cadessero. Comunque ragazze, l'ultimo giorno che parlo qui, non vi nascondo che ieri mi è scesa qualche lacrimuccia perché questa casa l'ho desiderata tantissimo, ancora ad oggi comunque me le vado lasciando, cioè diciamo comunque è sempre una cosa materiale, però sapete come siamo noi donne che ci affezioniamo a queste cose, però sono comunque felice perché c'è sempre un motivo per cui mio marito abbiamo fatto questa scelta, che poi magari vedremo più là, e poi comunque sempre andando a migliorare. Però diciamo che questa qui è una casa che ho sempre, sempre desiderato. E quando l'avevo comprata mi ricordo la mia felicità. Infatti ero incinta di Nathan. Subito dopo 6 mesi sono rimasta incinta di Nathan e mi sono goduta tutta la casa. Per un bel po' di anni, perché sono stata in maternità, quindi veramente c'è un grande affetto per questa casa. Poi un giorno vi racconto delle cose, anche perché di questa scelta che abbiamo fatto, molto molto importanti. Comunque, niente, sono comunque ugualmente felice perché, come vi ho detto, grazie a questa casa, con tutte le cose che io ho fatto, il valore si è alzato tantissimo e questo mi ha permesso di pagarmi tutto il mutuo. Non ho un mutuo nell'altra casa perché l'ho comprata
completamente, quindi non ho attivato nessun muto, quindi è un grande passo, ma questo poi ve lo racconto, quindi ci vediamo a casa nuova. Ragazzi, eccomi qua. Allora, siamo al giorno dopo del trasloco, un delirio. Neanche so se in realtà questo video lo editerò e ve lo farò uscire, se riesco bene, non lo so, però. Allora, sono a casa vecchia ormai, perché sono andata a dare l'ultima ripulita. Praticamente mio marito sta togliendo le tende, perché erano rimaste due tende e poi due cosine che proprio non siamo riusciti a prendere. Io ho già ripulita, avevo fatto, ero riuscita anche ieri, però poi le ultime cose non sono riuscita. E niente ragazze, siamo a casa nuova. Cosa vi posso dire? Ho dormito tutta la notte, tutti abbiamo dormito, non ci siamo svegliati neanche una volta perché eravamo proprio fritti, stanchissimi, credetemi. E c'è Nathan che dorme, per questo non sono su con mio marito. E praticamente il delirio. Però vi devo dire che ho la cucina già tutta perfetta. Stanchissimi, ho dormito benissimo nel letto, veramente. Però quello che mi è piaciuto è stato stamattina il mio risveglio, perché come vi ho fatto vedere c'ho delle finestre immense. Peccato che non sono soltanto vetrate, però con la vista praticamente si vedono tutti questi alberi bellissimi. Vedono questi alberi, soprattutto sono abeti e pini, che sapete sono tra i miei preferiti. Vi dico così perché ancora non ho messo le tende naturalmente, e quindi stamattina non mi ha dato fastidio la luce del sole, ma ci siamo svegliati proprio con la luce di fuori. È stato bellissimo, poi si sentono di continuo gli uccellini. Niente, sono contentissima ragazzi, vi dicevo che appunto la cucina è quella più la cucina e la camera da letto sono già pronte, sistemate, e anche la cameretta dei bimbi, giusto, mancano sempre le ultime sistemazioni, cioè senza contare lampadari, tende, senza contare neanche il, come si chiama, senza contare appunto queste cose, i televisori non li abbiamo messi comunque. Neanche l'armadio, perché ho due armadi da montare, abbiamo però l'armadio della camera da letto, e quindi la cucina è già ok. Domani pomeriggio mi arriva il divano, arriverà alle 4:30 e non vedo l'ora, anche se devo andare a sgomberare domani mattina proprio tutta quella zona, perché è piena di scatole, ma le andremo a mettere sopra. Spesso mi chiedete del divano vecchio, il divano vecchio ce l'ho, però l'ho messo al piano di sopra, che per adesso non andremo a fare niente, anche perché ve l'ho detto ragazze, fra 10 giorni andremo, e quindi non mi metterei mai a fare questi lavori. Ma durante l'anno mio marito ha in mente di fare tutto entro Natale, di fare il piano di sopra, però secondo me bisogna un attimino riprenderci, anche perché sono soldini ragazze. Ma vi dico la verità, affrontare una ristrutturazione, è vero che non mi posso lamentare, perché io praticamente ho fatto una buona vendita, vi dico la verità, con tutte le accortezze che ho fatto in questa casa vecchia che poi è sempre nuova. Però ragazze, mamma mia quanto soldi se ne vanno e quanti imprevisti. Soprattutto quello che mi è venuto bello pesante è stato proprio l'elettricista. Cioè, è vero che come abbiamo fatto qui a casa, però l'abbiamo fatto anche a casa nuova, abbiamo fatto tutto, abbiamo messo tutto a nuovo. Potevamo usare l'impianto vecchio, ma perdonatemi, non me la sentivo. È una cosa che io e mio marito, cioè a prescindere anche se sono dei soldini, ci tenevamo a farlo. Abbiamo fatto tutto l'impianto, poi anche se non abbiamo cambiato le tapparelle, le finestre, noi abbiamo fatto il sistema di serrande appunto automatiche con il bottone, quindi un domani riusciamo noi o comunque la rivenderemo, chiunque
avrà questa possibilità. Quindi questa predisposizione, abbiamo fatto la predisposizione per le telecamere. Per le telecamere non vi farò vedere queste cose, cioè a parte le altre sì, ma la predisposizione delle telecamere naturalmente non le farò, le ho messe in punti naturalmente strategici perché sapete, immaginate, evitiamo di farli vedere. E poi cos'altro? Comunque ragazzi, sono tantissime cose, perché anche per la cucina mi sono studiata dove volevo messe le prese, perché ogni volta mi dava fastidio andare a mettere, che so, la macchinetta del caffè, la friggitrice, devo andare a mettere la doppia spina, poi voglio mettere in montalatte, devo spegnere la spina di una delle due per mettere quella, quindi me le sono fatte fare così, anche se però l'elettricista domani verrà, gli faccio fare una modifica perché in una presa praticamente mi manca, diciamo, un'altra presa, perché avevo fatto proprio, come si dice, chiarezza, che volevo appunto che ce ne fossero tre in tutto lì, perché non voglio fare questo leva e metti di spine. Comunque abbiamo fatto tante accortezze che comunque un giorno lavendo o comunque per stare bene noi le ho fatte prima, tutto quello che ho potuto fare le ho fatte. Naturalmente abbiamo messo anche questa cosa, mi piace, infatti ieri è successa una cosa. Abbiamo anche messo, ragazze, ora non mi ricordo come si chiama, il salvavita, che quindi quando se ne va via la luce generale tutta, dalle prese, qualsiasi cosa succede, si accendono due luci che mi illumina tutta la casa. Cioè se ne può succedere qualsiasi cosa, ma si illumina tutto il corridoio, quindi che riprende la zona notte, e si illumina tutto il soggiorno, che riprende l'open space, perché appunto a cucina e soggiorno. Ieri... Ora sono un po' incavolata, però vabbè, ci sta, non posso lamentarmi, può capitare. Mio marito dice sono con l'Audi, è normale. Praticamente è successo, io pensavo che il frigorifero era rotto. Sapete, quando si fa il trasloco non possiamo accendere il frigorifero subito, ci vogliono almeno 2 ore. Io ho fatto almeno 4-5 ore, poi l'ho acceso. Però ci siamo messi a letto, ci siamo messi prestissimo a letto. A un certo punto sentiamo staccare la luce e si illumina tutta la casa, perché vi ho detto che anche se se ne va, per il salvavita, stacca il salvavita, noi abbiamo la luce ed è una cosa bellissima. Qui ce l'avevo, ma era una lucetta minima, non faceva luce, rimanevamo proprio al buio. E io pensavo, ragazze, che era il frigorifero che non andava e mi portava a cortocircuito. Ed è successo così 2 volte, perché io ho detto a mio marito, aspetta Mario, non andarla a riattaccarlo, perché non vorrei che... Il frigorifero è a posto e invece è magari la presa che ha qualche problema, anche perché non avevamo provato quella presa. Infatti abbiamo fatto una prolunga, abbiamo messo un altro punto, abbiamo scoperto che era quella presa, e questo ti fa venire i nervi, perché cavolo ragazzi, se vi dicessi quanto speso. Comunque, e quindi domani mi viene a controllare assolutamente questa cosa, così poi per il resto è tutto perfetto. Non mi posso lamentare, ragazze, perdonatemi se mi sono persa in chiacchiere, che a volte che magari a volte faccio un video un pochettino più veloce, non do spiegazioni, vi dico magari quella, poi mi riempite i messaggi, non perché non mi dia fastidio, ma non riesco a darvi le spiegazioni, non riesco a rispondere a tutte, quindi mi sono fermata un attimino, che sono un attimino qui che aspetto, preferisco... Niente, gli uccelli che si litigano, preferisco darvi qualche informazione in più. E niente, per quanto riguarda la casa, ho tante cosine da fare, quindi non vi farò vedere subito tutto, però a breve, appena posso, comunque vi faccio vedere la zona giorno, anche se ancora devo fare, perché credetemi, ho tante di quelle cose da sistemare. Fino a oggi vi dico soltanto che non ho neanche l'acqua calda. Abbiamo la caldaia, sono venuti i ragazzi, però si deve sfiatare. Noi ci siamo, purtroppo non c'è nessuno disponibile, perché sono tutti da settimane che chiamiamo per prendere appuntamento. Anzi, devo ringraziare Dio che sono riuscita a mettermi la caldaia. Sono tutti impegnati, quindi spero che in questi giorni riescano a venire. Con i bambini mi sono aiutata comunque con delle pentole, ma noi acqua ghiacciata, meno male che c'è caldo. Comunque mi metteranno anche i condizionatori, speriamo, prima che vado in vacanza. E niente,
per il resto, ragazzi, non vedo l'ora di riprendere tutto in mano con tranquillità. Mi sto godendo la mia cucina. Dobbiamo montare anche la lavastoviglie, che è l'unica parte, il frigorifero è a posto. E poi si ritorna alla vita normale. Non vedo l'ora di sistemarmi e prendermi il mio tempo in vacanza. Sperando anche che il tempo migliori, perché vedo che qui c'è caldo, ma c'è sempre brutto tempo. Comunque, ragazze, io chiudo qua il video, un po' video così, ci tenevo magari a farvelo uscire. E tornerò presto con i miei primi giorni a casa nuova. Un bacio a tutte. E grazie sempre del sostegno.